Mi chiedo quando è che incontreremo di nuovo quelle persone che abbiamo incontrato nelle fogne. Secondo me non tra molto, però saranno sicuramente elemento di storia alla fine. Vabbè, questo prendiamolo che così lo vendo. Ah, Ocean Avenue. Questo chi è? Ocean Avenue. The Cerning Hotel must be close. C'è qualcosa che posso girare, rubare, prendere? Sotto alcuni punti di vista ci sono dei dettagli comunque interessanti in questo gioco. Hanno fatto veramente un lavoro ben fatto. Però davvero la mia preoccupazione è, spero davvero che non sia... Non siamo già a metà del gioco, per dire. Dobbiamo arrivare da questo lato, vero? Fammi vedere la mappa. Ok, il Serling è qua, ma immagino, esatto, devo fare il giro per lungo. Ehi, che ci fai qui? Mi spiace, le macchinette sono vuote. Ah, incredibile. Più che altro mi sembra che non ci sia... Ah no, beh, continua. Stavo dicendo, non mi sembra ci sia altro. C'è una porta, che ovviamente è chiusa. Due porte ovviamente chiuse. Ma vai via. Da dove sei apparsa tu? Cretina di merda. Qui belli. Più che altro sento tutto un po' ovattato, ma non capisco se sono io o se è proprio la zona. Ecco, fatto. Coglione di merda. Vieni qui. Fatto. Oh, è ancora vivo. Andata. Questi qua grandi sono un problema all'inizio. Poi dopo che ti abitui ai loro movimenti è un attimo. La cosa purtroppo ovvia è che mi sembra che essere sceso qua sotto non mi ha portato a niente. Ancora? Ma da dove sei apparso tu? Detto ciò, Serling Hotel. Eccoci qua. Lo lasciate in pace quella porta o no? Coglioni di merda. Qua. Risolto con una sola azione. Posso entrare? Allora, 3, 2, 1. Vai. Fatto. Trova il dottor Reed. Signs of survivors. Awesome. Spumeggiante. Non sono sicuro se era una citazione a The Mask, perché non so se lo sapete, lui non dice spumeggiante, lui dice sfumeggiante. Ovviamente. E ti pareva che non partiva l'allarme. Kaboom! Mamma mia, grazie all'elettricista che ci ha reso il tutto più semplice. Ancora lui. Che palle questi qua con le api. Che cacchio, levati. Prima di avanzare io ovviamente mi faccio un giro da tutte le parti, anche solo per vedere se c'è del denaro. Buongiorno. Che è successo? Cos'è? Ho visto tanti punti esclamativi, pensavo mi stesse per esplodere qualcosa sotto le gambe. Beh, a lui sicuramente le gambe sono andate. Dissolte completamente, aggiungo. Cos'è successo a sta gamba? Zona sicura. Sicuro adesso, prima di arrivare nella safe zone, mi appare uno zombie grosso che dobbiamo combattere qua sopra. Sicuro. Ah, forse mi sbagliavo. Lenzuola pulite. È l'ultimo dei miei problemi, credimi. C'è chi vuole andarci, c'è chi vuole andarsene. Nessuno è mai contento. Steady, I'm human. An enchanting company. Oh, you are, huh? You're not here to eat us then. There isn't enough ketchup in the world. Comedian, huh? Duh. They look human to you. So-so. Well, okay then. Humans can be redeemed. Duh. Don't waste a bullet on this one. Hey, keep up the good work, Denise.
Salve, dottore. Dr. Reed, but you can call me Reuben. I'm Jacob. We spoke on the radio about the vaccine. Hey, shh. Fuck with me. I'm glad you made it. Really glad, but we gotta keep your specialness on it down low. If you really are what we've been looking for, then CDC is gonna want to talk to you. So... Doctor, he doesn't want to take his shot. Luther. Hey, don't worry. It's just gonna pinch a bit. Inchia che male. Where was I? CDC's going to... CDC, right. The CDC's gonna... Hey, I told you to stay off that foot. You want me to cut it off? Come on. Hey, come this way, huh? Now. Fa sempre senso vedere un ago che entra nelle vene. Now they're gonna send a chopper to pick you up and take you to Colorado. Just you. So, I don't want my people here getting hope when they got none. Uh-huh. Understand? None. I wasn't expecting that. Oh, we'll be okay. Fall over 9 times and you get up 10. That's what I always say. But you got a miracle in your blood. If we can get you to Colorado, humanity has a chance. Okay. So, you call a chopper? Or... Well, I need to let them know you're here first and then We're out of food. Perché ho presentimento che questa fa una brutta fine? No, Tisha. We gotta put that on hold. This person here is our new priority. Hey, Jacob. They're more important than people starving? Yeah. I mean, kind of. I can't really talk about it right now, but... That's fine. Look, you stay here. I'm gonna go with these guys. We'll be back soon. Hey, you do not go outside without me. They can handle it. Hey, Doc, you know we ran out of food? What's the plan? Dad! I am not a little girl anymore. I have to do my share. Yeah. Obviously, you've lost your mind. There are terrorists out there that you... I just let her go, Doc. She wants to be part of the team. Jimmy, I am talking to my daughter. I'm sick of talking. Jimmy's right. I need to do something. After all that's happened, you think I'm going to let you out of my sight? Oh, I'm going to let you turn into one of them like your mother? Oh, no. Eccolo lì. Tisha, I'm sorry, but I can't lose you two. You're right, Dad. I shouldn't put this on you. It's not fair. Well, okay then. Tanto uscirà lo stesso, lo sappiamo, eh? Yes, there's no place for human beings. Hey, Doc, a word of advice. You want to stay top dog? You let your daughter take her chances just like everyone else. Jimmy, I have got enough things to be focusing on without your bullshit. Sure. Yeah. Dai, Jimmy, fuori dal cazzo. Dai. Fuck you looking at. Don't make me say it, chum. I need to radio CDC, but I don't want to draw too much attention to you. So, look, make yourself at home, and I should have some good news. Insomma, vai, fatti un giro, fatti qualche missione intanto. Tipo, vai ad aiutare i ragazzi che stanno andando a prendere cibo a non morire. Sicuro moriranno tutti tranne Jimmy. Di solito funziona sempre così, che il più coglione del gruppo è quello che si salva in qualche modo. Mangerò un inglese. Full English. Allora, che cosa abbiamo ottenuto? T'hanno infettato e ora è sbloccata la tua prima scheda abilità contaminata dell'autofagia. Le abilità di autofagia, cerca le icone tesche, possono essere qualsiasi livello, più in equipaggio, più sarai in sintonia con l'autofagia. Oh! Equipaggio più abilità di autofagia ti porta al livello più elevato di infezione. Più ti lasci andare, più potere primitivo potrai sfruttare e scapito però della tua umanità. Sia vantaggi che rischi aumentano assieme al livello di autofagia. Forniscono alcuni dei bonus più potenti della raccolta abilità, ma comportano sempre dei compromessi. Controlla la scheda di nuova abilità di autofagia. Aia. Precisione chirurgica. Abilità autofagia. Mutila gli zombie per accumulare furia, ma non perde la concentrazione. Subire danni prosciugherà la furia. Livello 1. Uccidi zombie per ottenere aumento della velocità. Leggero aumento della modalità furia. La modalità furia uccide gli zombie e recupererà più piccola quantità di furia. Salute massima ridotta. Livello 2. Attacca gli zombie dopo uccisione. Recupera resistenza. Aumenta
aumento della durata moderata furia, recupera quantità moderata di furia, rigenerazione della resistenza ridotta, aumento della salute e dei danni, notevole aumento della durata moderata furia, modalità furia, recupera grande quantità di furia, nessuna rigenerazione della salute, recupero ridotto della salute tramite kit medici, bevande energetiche e barrette protettive. Allora, non è male. C'è da stare attenti. Grido motivazionale, effetti di stato dannosi su di te e i membri vicini. Quando è che sblocchiamo altri slot però, cavolo? Salute massima ridotta, di quanto? 1891, eravamo a 2000 e passa noi prima. 2003, chiamare l'idraulico. Tra l'altro ci manca solo un ultimo progetto di quelli da fabbricare. Quindi abbiamo tutte le munizioni, una cura. Cosa può essere l'ultimo? Non ne ho idea. Mercante? Eccoti, ciao. La bomba adesiva. Oh, questa è interessante. Questa è interessante, sì. Oh, giusto. Questo è il mio fucile del Twitch Drop. Questo è il rovina famiglie. Le ceneri di Abuela. La meteora, che questa è la pistola di Sam B. Molto bella. E il cavaocchi. Allora, come ho già detto anche per Carlos, queste armi le teniamo da parte, le prendiamo nel momento in cui saremo a un livello molto più alto. Perché uno, sono armi uniche, quindi non mi andrebbe neanche di dover uno spendere e due doverle eventualmente buttare. Tutti i progetti invece li prendiamo. Ah, ecco, l'ultimo progetto, le cartucce per la sparachiodi, ovvio. Sanguinante su un'arma a distanza, impatto su un'arma a distanza. E l'ultimo, colpi critici messi a segno, rapida successione, aumenta leggermente i danni critici. Ah no, però su un coltello. Pensavo fosse su un'arma da fuoco, perché tipo sul fucile non era male. Quando il caricatore è quasi vuoto ottiene un moderato aumento dei danni. Perfetto. Questo fucile a pompa, sai che quasi quasi. Ah, però aspetta, è unico. Drago rosso, no, non so se è unico però. Drago rosso ed è di fuoco. Potrebbe essere interessante. Anche questo, se è unico, lo lasciamo un attimo da parte. La bomba adesiva invece sicuramente la metterei al posto della pipe bomb, che nonostante tutto la figlia del dottore è ancora qui. Non è andata con le tre civette sul comò almeno. Mi chiedo se ste foto di gente dispersa siano foto reali, tipo degli sviluppatori o queste cose qua. Dottor? Not there. Someone got sick. I need to tell him about Bob. Uh-huh. Dov'è? What? He's coming back, right? Fucking better be. Bob's taking way too long. Damn it. Okay, I'll bite. Who's Bob? Janitor for this place. Mm-hmm. If you tried taking a shower, you'd know the water's out. Bob went to get it back on. I do need the bath. Hot. With bubbles. Duh. I'll go see if he needs help. Are my ears working? Did someone just offer to help out? È quello che faccio dall'inizio di questa epidemia. We won't last long without fresh water. Bob was headed for the janitor's office. Downstairs, behind the stores. Righto. Tell Ruben I'll be right back, okay? Andiamo a controllare l'acqua. E ovviamente è notte. Kaboom! Un tizio... A parte uno che mi ha appena sputato, mi ha lasciato delle chiavi. La chiave della reception. Guarda, che culo. Vediamo cosa ci nasconde quindi la reception. Modifica mutilante da mischia superiore. Porta chiavi gigante. Ecco qua. Shortcuttone e via. Anche la gambina. La tagliamo. Entriamo. Ehi là? Tutto bene qua sotto? Con la presenza di trappole non si direbbe che vada tutto bene. Fammi indovinare, esatto, lo sapevo. Vedo un po' di sangue calare. Codice della cassaforte del custode. Main valve, boiler room, basement car park. Bravo Bob. With any luck, Bob's still there. Spettrale. Cretina di merda. Sta piccozza ha fatto la sua storia ormai. Era buona all'inizio, ma ovviamente salendo di livello tutto cala di potenza. Qui sotto c'è da usare un altro fusibile. Qua abbiamo di nuovo la melma schifosina. Quindi esatto, vuol dire che ci deve essere un altro di quei bavosi qua vicino. Dove la dobbiamo usare questa valvola? Iniziamo a usare il fusibile. Richiede la valvola, ovviamente. Una va qui e l'altra valvola va qui.
A posto. Vediamo, visto che stiamo iniziando a trovare armi viola, spero sia un'altra arma viola. Oh, beh, non è male, ma potevamo ottenere di meglio. Va bene così. Ah, siamo nel parcheggio, dove eravamo prima. E ovviamente adesso le porte si aprono però. E dobbiamo scendere sempre più in basso. Ovviamente. Non che la cosa mi sorprenda, però. Addio, camminatore. Altra arma viola, che così abbiamo consumato tutti quanti i miei fusibili. Beh, meglio che nulla, no? No, no, no. Sta zappa ha fatto la sua storia, purtroppo per lei. La finiamo di utilizzare perché la finiamo. Però purtroppo ha fatto il suo dovere. E guarda un po' dove siamo finiti. Kaboom! L'idea migliore sarebbe stata buttare la Molotov qua sopra. Però credo di aver... Ah, sì, come no. Dai! Spero che ti sciogli. Perché gli urlatori sono sinceramente fra i più fastidiosi degli zombie. Ecco qua. Dai! Ecco fatto. Niente più cretina urlante. Altra pic... Ma Dio mio, ho appena detto, il piccone ormai ha fatto la sua storia. E cosa mi danno? Un piccone. Te, boom. Come fai a essere vivo tu? Morti tutti? Speriamo. Ok. Oh. Main water valve, then back to safety. Finalmente. Bob, is that you? Abilità, abbiamo ottenuto, eccola qui. Fai sentire la tua voce, premi R1 in modalità furia per emettere un grido penetrante e indebolire gli zombie vicini. Credo sia un po' meglio di questo, sai? Bob, e quando mai? Addio Bob. Cos'è? Chiave pesante impattante. Riapri l'acqua, mi serve però. Prima, esatto, recuperare un pelino di energia in più. Hot bath, bubbles, wind up duck, bottle of single malt. Ah, ciao. Kaboom. Allora, aspetta. La mia intenzione era andarmene, però. Se mi dai un fucile così regalato. Carabina a raffica. È regalato praticamente. Posso anche solo decidere di venderlo. Beh, mi spiace Dennis, ma Bob è andato. I figured. But he did fix the water before he got irreversibly dismembered. Oh yeah? That helps a lot. You know, there's plenty of other folks missing. Ovviamente. I doubt I'll have time. Ruben's back in his office. You wanted him, right? Lovely. Thanks Denise. Beh, il muro dei dispersi io immaginavo in realtà che potesse essere qualcosa di missione, però non pensavo, sincero. E comunque, penso sia arrivato il momento, finalmente aggiungo, di iniziarla ad usare le armi viola. Ne abbiamo una buona quantità e soprattutto stiamo continuando a salire di livello piano piano. Esatto, queste armi qua iniziano ad essere indietro anche loro. Ecco qua, venduto tutto ciò che è inutile, decidiamo invece cosa rendere utile.